MCS si regala un'altra notte di gloria davanti ad un palacardito traboccante di entusiasmo. Le ragazze di Coach Ferrazzoli gettano nuovamente il cuore oltre l'ostacolo, battono per la seconda volta in questa pool promozione un'agguerritissima Sesto San Giovanni, acciuffandola in classifica e chiudendo meritatamente al primo posto il proprio girone di pool. Difficile trovare una singola protagonista in una serata in cui Dominguez si è regalata una prestazione con 17 punti, 6 rimbalzi e 5 palle recuperate. Madonna e Vargiu hanno piazzato canestri chirurgici, Mancinelli si è superata al rimbalzo, Maggi e Santa Barbara si sono sacrificate in difesa, Albanese e De Luca hanno portato il loro mattoncino. Il sigillo è arrivato da Leandra Cesta per l'Argentina, una gara di grande sacrificio condotta con esperienza ed applicazione al cospetto delle lunghe avversarie, gratificata poi dalla tripla decisiva messa a segno a 10 secondi dalla fine. Il canestro del definitivo sorpasso che ha fatto esplodere il palasport arianese, già pronto per la serie di finale contro Torino, 26 e 30 aprile e 3 maggio, queste le date della finalissima. Ariano parte a tutta sotto gli occhi del CT della nazionale, nonché coach della Sacces Napoli Roberto Ricchini, giunto ad Ariano Irpino, accompagnato dal vicepresidente di Lega Basket Protani, per assistere all'ultimo atto della pool promozione. Dominguez mette a segno 11 punti nei primi 6 minuti. Ariano vola sul 9-0 dopo appena 2 minuti, grazie anche ad una tripla di Vargiu, 16-4 al sesto. L'inerzia sembra salvare nelle mani delle padrone di casa, ma lo scenario cambia di lì a poco. Madonna è costretta ad uscire per farsi fasciare una caviglia ed il naso di Dominguez per primo saggia i gomiti della terza che la mette KO. Stessa sorte, più tardi toccherà al sopracciglio di Albanese. Arturi riduce il gap in chiusura di primo quarto, ma le ospiti cominciano a far valere il loro peso sotto le plance con 3 canestri consecutivi della terza. Le rossonere piazzano un terrificante parziale di 15-4, con cui mettono la freccia in chiusura di primo tempo, 30-32 al ventesimo. È Arturi la protagonista con 10 punti a cavallo dell'intervallo lungo che valgono il massimo vantaggio ospite, 30-37 al ventitreesimo. La MCS è alle corde, ma come spesso è accaduto in questa pool promozione, trova la luce in fondo al tunnel. 11-0 di parziale, principiato da 5 punti di Madonna e proseguito da Cesta e Mancinelli. Ariano chiude in vantaggio all'ultimo mini intervallo, 45-43 al trentesimo. Sospinta dal palacardito, la squadra rosso-blu tenta la fuga con una tripla di Mancinelli, con Cesta e Dominguez, 52-47 al 34esimo. La reazione del Jazz non si fa attendere, Barberis è dominante nel pitturato, Tognalini firma la nuova parità, 52-52 al 36esimo. Il ritorno sul parquet di Vargiu vale la seconda tripla della serata, 55-52 al 37esimo. La difesa di Ariano è un bunker, ma la MCS fallisce 6 match point con tiri aperti dalla media e lunga distanza. Barberis prova a gelare il palacardito con il sorpasso a 26 secondi dalla fine. Il pallone più caldo della stagione arriva nelle mani di Cesta. A 10 secondi dalla fine sgancia la tripla che vale il successo. I falli sistematici delle ospiti non riescono a sortire l'effetto sperato. Finisce con il tripudio e la meritata esultanza. Festa grande al palacardito che si prepara ora a mettersi il vestito importante in occasione della finale in gara 1 contro Torino.